Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. La sigla che avete visto per l'ultima volta eh, è quella dello speciale elezioni perché questa sera concludiamo il ciclo di trasmissioni elettorali eh, riguardanti le regionali in Abruzzo e lo facciamo nel migliore dei modi possibili, avendo l'onore di avere nei nostri studi il eh, neoeletto Presidente della Regione. Marco Marsiglio, buonasera Marsilio. buonasera a voi. Noi la ringraziamo particolarmente, assieme anche ai lettori del Centro, che sono rappresentati dalla redazione del Centro, che sono rappresentati da Lorenzo Colantonio, buonasera anche a te buonasera, Lorenzo, buonasera, mio compagno di viaggio in questo ciclo di trasmissioni, perché immagino che queste siano ore... Eh, dal lato, da un lato molto intense, ma dall'altro dall lato anche sottratte al dovuto riposo dopo le fatiche di questa campagna elettorale così travolgente. Io le faccio una domanda eh, per cominciare eh, che è relativa proprio ai temi che sono in queste ore ancora in evidenza eh, sui eh, giornali e eh, sui siti eh, nell'analisi di quanto accaduto in Abruzzo. Due giorni fa. Oggi si discute molto dei flussi elettorali, di quello che è accaduto, si cerca di ricostruire un po' meno a caldo la situazione. Ecco, voglio chiedere a Marsiglio se la lettura di, un, di, questo, di questo risultato, che eh, promuove la sua coalizione, in particolare la Lega, con una uh, grande crescita rispetto ai dati precedenti, anche rispetto alle politiche, e eh, il dato. Um, parallelo di una perdita di consensi del Movimento 5 Stelle può essere visto in maniera così semplicistica, vale a dire secondo lei c'è stato un flusso diretto dell'elettorato dell'uso del Movimento 5 Stelle verso il centrodestra oppure si sono verificati mh, nella sua lettura e nella sua percezione fenomeni un po' più complessi qui in Abruzzo rispetto a questo semplice travaso, che, che idea si è fatta leggendo poi il risultato un po' più attentamente in queste ore? Ma oddio, non ho come dire, il conforto di analisi scientifiche perché poi queste analisi si fanno attraverso istituti demoscopici, sondaggi, interrogando direttamente persone, categorie per capire quali sono stati davvero i flussi, però io sarei per la soluzione meno complessa, cioè c'è un evidente travaso di voti che erano andati nelle elezioni politiche a favore del Movimento 5 Stelle che si spostano in blocco verso, verso la Lega che è partner di governo del Movimento 5 Stelle. Evidentemente la Lega è stata più convincente nell'azione di governo e, e ha saputo intercettare questo bisogno di cambiamento e di rinnovamento ma portandolo verso una forza politica più concreta, più sperimentata, più capace di governare. Io sono Ovviamente molto contento che ci sia stato questo, questo spostamento perché abbiamo rafforzato così il centrodestra e le sue prospettive future sia di governo regionale in Abruzzo e poi il resto vediamo. Eh, all'interno del centrodestra le, do questa interpretazione perché all'interno del centrodestra noi abbiamo delle forze politiche che mh, crescono, Fratelli d'Italia è cresciuta, è l'unico partito che cresce visibilmente. C'era una forza politica come l'UDC che prende più o meno i voti che noi con l'Italia, che era il cartello con cui si era presentato alle elezioni politiche, stiamo intorno tra il 2 e il 3%, quella era un po' la percentuale, quindi senza grossi scostamenti. C'è la presenza di una lista civica che probabilmente ha inciso più sull'elettorato di Forza Italia che subisce una contrazione ma non così forte da diciamo, essere eletta come eh, travaso di voti verso, verso la Lega. Io penso che magari siano stati più i voti della lista civica, che era molto eh, fondata su amministratori locali, su professionisti, su società civile, su un mondo di, diciamo, di imprenditori che a volte eh, nel, nel voto politico magari premia più tradizionalmente Forza Italia. E quindi la crescita della Lega è in larga parte credo dovuta proprio al passaggio di voti dal 5 Stelle alla Lega. Grazie, Lorenzo D'Antonio. Benissimo. Non siamo imbrigliati dalle norme no, ferre questo, guardate, della par condicio. Quindi le faccio delle domande brevi con risposte veloci, brevissime. Quante ore ha dormito nell'ultima settimana? Ma non, non tantissime, diciamo il giusto per poter essere in piedi, vigile e attento alle cose che mi dicevano e che dovevo fare. Le faccio, le chiedo un commento sull'esito elettorale dei suoi avversari. E in che senso? I 5 Stelle che sono arrivati terzi hanno ottenuto ben sette consiglieri. L'altra coalizione, che è arrivata seconda, si ritrova cinque consiglieri, quattro dei quali lasciati in dote da D Alfonso. Vi faccio una dichiarazione, un commento su questo esito. Intanto, questa curiosa distribuzione eh, diciamo dei seggi è dovuta, credo, a un, a un errore concettuale della legge elettorale abruzzese che non distribuisce i consiglieri con il passaggio intermedio di darli prima alle coalizioni in modo da rispettare la volontà degli elettori. Quindi, nel, tra i banchi dell'opposizione c'è una doppia distorsione: la prima, dovuta all'effetto premio di maggioranza, ma questo è, come dire. Sacrosanto perché garantisce la governabilità e quindi l'opposizione ha qualche posizione in meno di quella che avrebbe guadagnato con la rigida ripartizione proporzionale. Ma poi all'interno della minoranza c'è più spazio e più forza per il partito, per la coalizione che è arrivata ultima invece che per quella che si è piazzata seconda con almeno 10-11 punti percentuali in più. Credo che una delle cose che dovremmo rifare in Regione Abruzzo tra le tante c'è anche una legge elettorale che sia più rispettosa della volontà popolare e delle, del rispetto delle forze in campo. Ed è già una prima notizia Carmine, sì, interessante sì. notizia. Gli faccio un'ulteriore domanda, poi ti passo la palla. Mi viene da dire le piace vincere facile, cioè su una Ferrari, non di Lego ma di Lega, anzi conoscendo la sua passione per la Juventus con una squadra che ha Ronaldo, cioè la Lega. Le piace vincere facile? Beh, diciamo che al contrario, proprio perché non ci piace vincere facile, magari ci siamo anche un po' complicati la vita. Abbiamo concesso qualche leggero vantaggio ai nostri avversari, eh, sia arrivando a Natale a decidere questa candidatura, poteva essere scelta se non ci fosse stato un quadro nazionale più complicato, magari avremmo avuto almeno un mese di tempo in più per farci conoscere per far conoscere il nostro progetto, per radicarlo meglio, per organizzare meglio anche le liste. Quindi abbiamo concesso ad esempio a Legnini il vantaggio di almeno tre liste in più, e se avessimo avuto più tempo ne avremmo fatte senz'altro almeno un altro paio. E poi se posso fare una battuta abbiamo anche concesso il vantaggio di aver avuto un voto in più, perché io non sono residente in Abruzzo, questa grave colpa l'ho scontata avendo un, un voto da recuperare. E allora la domanda è immediata, ti rubo ancora una volta vai, la palla. Vai. Ti ha dato dove un assist prenderà, alla Ronaldo? Insomma, dove, mi ha dato un assist incredibile. Dove prenderà la sua residenza? Le faccio tre opzioni: Pescara, L'Aquila o Tocco da Casauria. Per ora ho la casa mia a Tocco e poi adesso ci organizziamo. Ma se devo dire la verità, lo sceglierà mia moglie. Penso che sia doveroso per una moglie che ha come dire, dato il via libera a questa. Avventura di cambiare prospettiva, di trasferirsi, di dedicarsi all'Abruzzo muovendosi da Roma. Penso che sia anche giusto che alla fine possa scegliere lei nel, nell'interesse preminente della propria famiglia, come dice la Costituzione, fisseremo. Il, il luogo di residenza è il principale punto di... Ma faccio una domanda fuori programma. Eh. La presenza discreta della signora Stefania Foss in questi giorni, che si è arricchita l'ultimo giorno della presenza di Cinzia, se non sbaglio. Nunzia. Nunzia, scusami. Eh, Nell'ultima nell giornata, che, che supporto le ha dato sua moglie, sua figlia in questa maratona? Ma intanto un fondamentale supporto morale di affetto, di presenza, insomma io dire, ho molto bisogno di questo contatto, di questo rapporto umano, di sentire che la mia famiglia è coinvolta ed è vicina. Nella vita politica ho già sperimentato in passato quanto la vita politica intensa sia distruttiva per i rapporti, per gli equilibri, per l'affetto, per il tempo che uno non dedica ai propri cari e quindi averla avuto vicina, aver avuto la sua disponibilità ad essere semplicemente una persona che... Sta seduta sul sedile posteriore senza pretendere altro, senza chiedere altro, ma semplicemente per stare vicino e condividere. Per me è stato molto importante e spero che possa continuare così questo rapporto. Bellissimo. Lei è un maratoneta, esatto. lo è stato e lo è ancora. Come la vede la strada davanti a sé? Come una maratona in discesa o in salita? No, la vedo come una maratona molto complessa, anzi se posso fare un paragone con una famosa corsa che mi sembra più l'ultramaratona del Gran Sasso, quella che si corre a Castel del Monte, 50 km, neanche 42, 50 km tutti in montagna, quindi la vedo così, se posso fare un paragone la paragonerei a quella. Torniamo sui temi politici un attimo, ma solo per un attimo. La Lega. Salvini viene in Abruzzo e dice sbrigatevi a farla giunta. È la Lega che deve dettare i tempi. Ma l'esigenza di farla presto è un'esigenza comune a tutti. Penso che Salvini non abbia detto niente di speciale. <coughs> ha detto quello che dice un bravo leader politico quando deve come dire, motivare i suoi uomini a raccogliere i risultati e a non sprecare una bella vittoria se adesso passassimo. Come dire, due mesi a discutere della Giunta invece che cominciare a governare, partiremmo col piede sbagliato. Quindi, è mia ferma intenzione metterci il giusto tempo, né, né tanto né poco, fare le riflessioni opportune, perché la scelta della Giunta è una scelta delicata che poi condiziona almeno per un po', almeno per una parte iniziale, prima di mettere alla, alla prova e di tirare le somme del lavoro di tutta l'amministrazione. La, e quindi diciamo, vanno fatte delle valutazioni serie nella serenità senza. Ma lei un'idea di giunta, ce l'ha già, cioè sui giornali anche noi abbiamo scritto tre, due, un esterno, eccetera. Ma, beh, ha già un'idea oppure è potete, ancora tutto da scrivere? Vi potete divertire a scrivere tutto quello che volete, a fare tutte le scommesse del caso. È chiaro che ci sono ricostruzioni fatte diciamo, col. col con quel minimo di buonsenso e di esperienza che sanno pesare i numeri, i ruoli, i pesi e anche, alla base, anche sulla base della consistenza elettorale, quindi non è difficile come dire, provare ad ipotizzare alcuni numeri, però su questo stiamo ancora fermi, ci sono, ognuno sta facendo le proprie riflessioni. Al momento opportuno ci vedremo, ne parleremo insieme con i partiti, con le liste che mi hanno sostenuto e troveremo, faremo una lista equilibrata che tenga conto di tutte le esperienze che hanno eh, condiviso questa partita, di tutti gli, i contributi che hanno arricchito il programma, perché la forza di, della nostra coalizione lo ha rivendicato prima quando qualcuno accusava o provava a sostenere nella sua scarsa cultura politica che bisogna fare liste uniche perché si governa da soli. E io invece ho raccontato e spiegato che la ricchezza delle posizioni è, de è anche come dire, un fattore di pluralismo e di democrazia e di partecipazione e quindi terremo conto di tutte le culture politiche. È un modo elegantissimo però di raccontare un manuale Cencelli. No, è un modo normale di fare politica. Se abbiamo corso in cinque, credo che tutte e cinque le forze politiche contribuiranno a governare la regione, non c'è ragione di escludere. O di far pesare più di quanto non si naturalmente tenendo conto dei pesi, certo che terremo conto dei pesi, ma, ma non è come dire, un difetto, è un pregio, è de, si chiama democrazia, se i cittadini hanno scelto e hanno dato eh, molta fiducia a un partito, altra fiducia da un'altra lista e così via, io rispetto innanzitutto i cittadini che hanno fatto quelle scelte e che ci hanno indicato una strada e che hanno evidentemente premiato. Una linea, una sottolineatura: ogni partito è portatore come dire, di una propria cultura e di una propria traccia. E quando i cittadini votano, ci indicano anche quali sono gli argomenti e i temi su cui hanno maggiore attenzione e sensibilità, e quindi è normale, è giusto tenerne conto. Non si, dovrebbe, non si potrebbe fare altrimenti. Passo la palla a Carlo. Presidente, nella ehm, risposta precedente riguardante la legge elettorale faceva riferimento all'opposizione, alle minoranze in qualche modo, perché ne sono due. Allora anche Lorenzo sottolineava la composizione particolare di questa eh, componente eh, legata al Movimento 5 Stelle più ampia rispetto alla coalizione di Legnini e anche la presenza all'interno um, della stessa coalizione di Legnini di eh, uomini che sono stati assessori che hanno governato con D'Alfonso. Ecco, dal punto di vista del lavoro istituzionale e legislativo dell'Assemblea regionale, che tipo di rapporto eh, lei auspica nei prossimi cinque anni eh, rispetto alle varie anime di questa minoranza che pure eh, dovrà contribuire in qualche modo alla eh, riforma della Regione sui eh, temi che lei ha indicato nel suo programma elettorale? Eh, si Un'opposizione costruttiva da questo punto di vista? Quello è sempre l'auspicio. Quello che voglio dire è che io sono cresciuto nelle assemblee elettive facendo una fin troppo lunga esperienza di opposizione. Quindi conosco il ruolo dell'opposizione, il valore dell'opposizione. So che cosa vuol dire rispettare la presenza di chi ha opinioni diverse e rappresenta l'altra metà del mondo. Io ho raccolto il 48% dei voti, c'è un'altra metà di abruzzesi che non hanno votato per me e io dovrò tenere conto anche delle loro opinioni, dei loro bisogni, delle loro necessità. E se l'opposizione che li rappresenta sarà capace di portare in maniera costruttiva delle proposte utili, io le valuterò sempre con attenzione, avranno sempre lo spazio che meritano. Certo io spero che lo spazio dell'opposizione non sia occupato da ostruzionismo sterile da prove muscolari, dai classici atteggiamenti che servono solo a fare notizia, che strappano il titolino sul, sul giornale, un milione di emendamenti alla proposta di bilancio piuttosto che decine di ore di intervento per bloccare un provvedimento. Cioè io credo che la maggioranza abbia il diritto di portare avanti il proprio programma, di presentare i propri disegni di legge, di farli approvare prima in giunta e poi in Consiglio e useremo gli strumenti regolamentari perché questo avvenga, non ci faremo bloccare da nessuno o ricattare da nessuna posizione di interdizione. All'opposizione verrà dato e, e sarà rispettata nel suo ruolo, spero che voglia lavorare con delle proposte utili e concrete per migliorare i provvedimenti o comunque per proporre qualcosa di utile. E poi altro capitolo, l'opposizione. È anche organicamente legata in Parlamento una addirittura una forza di governo, 5 Stelle Quello ministri, che stavo per chiedere. 5 Stelle esprime ministri e sottosegretari. Ho ricevuto anche una telefonata di cortesia da parte del sottosegretario Vacca, che è l'unico esponente abruzzese allora. di governo. E quanto prima ovviamente lo incontrerò e parlerò anche con lui. Eh, e c'è l'opposizione rappresentata dal Partito Democratico che comunque in Parlamento ha, la sua, ha il suo peso, la sua presenza. Ecco, io spero che su alcuni temi rispetto ai quali abbiamo fatto a gara a prendere impegni con gli abruzzesi e verso il governo nazionale, ad esempio le infrastrutture, io non, non scordo il fatto che Toninelli è venuto qui a dire... Adesso facciamo l'alta velocità sulla Roma Pescara, o risolviamo il tema del caro pedaggi in maniera definitiva sull'autostrada. Oppure Bonafede a dire che non si chiudono più i tribunali, eh, o la Grillo a dire rimettiamo mano al decreto Lorenzin perché i punti, punti nascita, i reparti, eh. gli ospedali. Tutti poi appunti che lei ha preso. E poi sì. ci sono centinaia, anzi qualche miliardo, e quindi vuol dire che l'Abruzzo potrà di questo qualche miliardo sull'edilizia sanitaria raccogliere qualche cento milioni per fare i nuovi ospedali e farli magari in maniera più svelta e meno problematica che, 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 che con il programma D'Alfonso dei project finance? Perfetto, io sono pronto dalla prossima settimana appena entrato in carica, aspetto la proclamazione. Ora, naturalmente, sto nel rispetto istituzionale, doverosamente fuori dalle stanze istituzionali. Mi sono incontrato anche con Giovanni Lolli per una informale. Passaggio, prima, passaggio di consenso, sono la prima presa di contatto, però il passaggio di consegna con le carte le faremo come è giusto che sia quando il Tribunale mi avrà insignito della, de, de, della carica. Eh, però appunto su questi temi io andrò quanto prima a Roma, nei ministeri, a parlare con questi ministri e mi piacerebbe che Sara Marcozzi o chi per lei fosse della partita, cioè stesse a fianco del Presidente della Regione quando andrò a reclamare. Dai, dai ministri 5 Stelle il rispetto di questi impegni e comunque di avere per l'Abruzzo ciò che l'Abruzzo merita. Potrà essere utile per l'Abruzzo anche la rete dei rapporti che Giovanni Legnini ha tessuto negli anni nel suo ruolo istituzionale, per esempio sulle partite riguardanti la giustizia, e anche su quelle riguardanti la ricostruzione. Ci sono stati segnali di garbo istituzionali tra di voi proprio nelle ore successive al risultato. Lei si attende da Legnini questa collaborazione positiva su questioni che riguardano gli interessi di tutti gli abruzzesi? Ma è quello che ho detto me lo, auguro, me lo auguro e io utilizzerò anche la presenza e la forza dell'opposizione perché possa essere un valore aggiunto per, per l'Abruzzo. Se Giovanni Legnini, che è stato eletto in Consiglio regionale, resterà in Consiglio regionale a guidare l'opposizione, io credo che ne abbiamo tutto da guadagnare perché è una personalità autorevole, dotato appunto di relazioni importanti e su alcune questioni delicate ha anche delle esperienze che può mettere... A disposizione e può mettere a frutto. Mi auguro che ci sia da parte loro un atteggiamento collaborativo e costruttivo nel rispetto delle posizioni. Non voglio, non voglio inciuci, io sono uno che ha sempre scelto posizioni nette, vengo da una storia politica chiara e determinata, quindi, da questo punto di vista, credo che la mia storia personale costituisca una garanzia rispetto a ogni possibile tentazione. O timore di atteggiamenti come dire che poi gli equivoci. abruzzesi non capirebbero. Se, se, se no, lo ma non lo capiscono. tutte le persone per bene e normali non lo capirebbero. È chiaro che abbiamo ricevuto un mandato netto e quindi questo incrementa anche come dire, la mia determinazione e la mia forza nel poi fare questo programma perché non avremmo preso un voto così ampio se non ci fosse stato dagli abruzzesi una condivisione così, così forte. Grazie Presidente Marsiglio, noi ci fermiamo per la prima delle nostre eh, fasce pubblicitarie, torniamo tra pochissimo. Seconda parte dell'intervista alla Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, eh, altre domande da parte di Lorenzo Polantonio del Centro. Ma, allora, sempre a proposito di opposizione, togliamoci subito il dente più dolente. Le faccio una domanda che sembra un gioco di parole. Il caso scoccia, la scoccia aggiungo. Risolviamolo qui, questa sera. Ci sarà una mediazione? Tornerà? Resterà fuori? Come andrà a finire? Beh, è stato. Se posso continuare col gioco di parole, è chiaro che il caso ha scocciato parecchio. Perché io sono una persona abituata a guardare negli occhi la gente con cui parlo, una stretta di mano, senza bisogno di andare dal notaio. E quello resta. Quindi siccome questa mia parola è stata tradita, da persone che a mia insaputa hanno preso una scelta che non era gradita non al sottoscritto ma a tutta la coalizione, perché il tema della presenza di questa candidata all'interno delle liste del centrodestra era un tema che era stato affrontato e risolto in un certo modo da tutti i partiti della coalizione che avevano unanimemente condiviso. Quella posizione. Ora c'è stato appunto questo passaggio, lei è stata eletta, io penso che debba semplicemente rispettare il mandato elettorale, quindi sta in Consiglio e votare a favore della maggioranza, punto. Questo penso che sia l'atteggiamento più serio, sereno e conseguenziale rispetto al voto e agli impegni presi, anche perché la sua presenza in Consiglio è diretta conseguenza di un premio di maggioranza che non ci sarebbe stato e che non le avrebbe consentito di essere eletta senza il premio di maggioranza, quindi eh, penso e spero che voglia almeno rispettare questo, questa cornice, questo mandato che ha ricevuto dagli elettori sostenendo il centrodestra e la candidatura di Marsiglio presidente e stare in consiglio regionale a votare a favore dei provvedimenti che il presidente Marsiglio porterà in aula. Ottima risposta. Torniamo a Tocco per un attimo, Presidente. Penso che il suo paese le abbia dato il regalo più bello. Il primo partito a Tocco, eh? Fratelli d'Italia <ride> di sì. con 314 sì. voti. Non ho guardato il dettaglio, ma credo che sia così. La domanda è semplice. Saluti il suo paese, il suo barbiere eh. e tutti quelli che ha visto e rincontrato nell'ultima settimana prima, di, prima del voto. Eh beh, è chiaro che la... Una delle più emozionanti iniziative elettorali è stata proprio questa giornata, giornata, le poche ore che ho trascorso a Tocco, perché è chiaro che per conoscere, per incontrare, per andare a parlare a tutto l'Abruzzo, quello che trascuri è quello che è più vicino. e Quindi mi hanno visto poco i paesani in questa campagna elettorale, ci siamo visti in quella bella iniziativa in cui ci siamo rincontrati e magari rincontrando anche vecchi amici, persone che magari non, non, non rivedevi più da quando ti sbucciavi le ginocchia nel campetto dell'osservanza o nella piazzetta dell'ara e, e quindi è stato davvero emozionante. Molto bene, ci sposiamo all'Aquila per un attimo. Sì dove lei ha visto c'è cioè, un exploit di Fratelli d'Italia, l'Aquila città, nell'intera provincia, exploit di Fratelli d'Italia, lei si aspettava una debacle, perché la chiamo così debacle, di Forza Italia, in che senso? Non è che quei litigi erano in buona sostanza quei litigi che hanno anticipato la campagna elettorale sull'Aquila, erano quasi una pretattica, precostituiti per arrivare a un risultato a un sorpasso di Fratelli d'Italia attrazione biondi sull'Aquila? Ma no, io non la leggo così. È cioè, chiaro che quando hai un sindaco bravo e autorevole, espressione di un partito politico, c'è una naturale attrazione. E così è accaduto al contrario in tanti altri momenti. Noi abbiamo città importanti come Chiedi, come lo è stato all'epoca Pescara, guidate all'epoca da sindaci di Forza Italia e che hanno naturalmente portato, beh, pensi di Primio quando l'NCD era un partitello, un partitucolo, <ride> dall'1-2% in tutta Italia, a Chiedi aveva un robusto gruppo consigliare perché aveva questa leadership importante, quindi c'è un effetto naturale che intorno a un bravo sindaco e a un bravo leader eh, si crea una calamità di attrazione. Non so, poi non, non entro nei dettagli della vita amministrativa aquilana perché questo compete ai partiti e agli aquilani innanzitutto. E, se, poi tutti conoscono anche la storia personale di Guido Liris e Pierluigi Biondi che da ragazzini facevano politica insieme all'università, l'hanno fatta nei movimenti giovanili di destra. Quindi c'è un'affinità umana, culturale che magari ha aiutato all'inizio anche la candidatura di Biondi e che ha creato la squadra giusta, ma così come con altri elementi diciamo, dell'amministrazione aguilana. La, la, la vera forza della, mh, oggi della città dell'Aquila è che chi sta guidando la città non è soltanto una sommatoria di persone che vengono da storie diverse, ma sono persone amici, sono, è una comunità di amici, molti sono cresciuti insieme. Per lungo tempo hanno vissuto insieme le stesse esperienze, si fidano l'uno con l'altro e quindi magari quando c'è stato qualche momento di rottura di frizione all'interno dei partiti questo ha favorito magari una riaggregazione intorno al sindaco Biondi e intorno a Fratelli d'Italia, ma io la chiuderei qui questa vicenda, anche perché poi parlano i numeri e quindi eh, peraltro non credo che Lì abbia fatto una scelta di comodo, è uscito da un partito più forte, più accreditato. Che ha dimostrato ancora oggi di avere più voti e più forza in Abruzzo di Fratelli d'Italia perché, per quanto abbia subito una contrazione, registra il 9%, Fratelli d'Italia non arriva al 7%. E quindi, eh, normalmente, eh, c'è chi magari scappa o si rifugia nei partiti più grossi perché pensa di avere lì più facilità, più spazi, più seggi. A disposizione da mettere, da, mettere in, da mettere in lizza e quindi la scelta di, di Guido Liris penso che sia stata invece un po' in controtendenza, che poi abbia generato nella provincia Aguilana il sorpasso di Fratelli Italia su Forza Italia. Per carità, come uomo di partito, sono anche contento e faccio i miei complimenti a Pierluigi Biondi perché ha fatto un ottimo lavoro sul territorio. Ma guarda, però, hai fatto bene a notare che non è soltanto la città dell'Aguila, perché Fratelli d'Italia in provincia dell'Aguila ha avuto un risultato eccezionale. 11%. In tutta la Marsica, con candidature importanti come quella di Quaglieri e Berrecchia, un'altra candidatura importante all'Aguila c'era cioè ed era quella di Ricciudi, sostenuto da diversi consiglieri comunali, Mariella Iommi, già vice sindaco a Sulmona, ha rappresentato bene i nostri colori in Valle Perigna. Insomma, era tutta la lista: Angelica Angelucci nell'Alto Aterno. Insomma, era tutta la lista che era ben a Celano, Fratelli Italia, fa il 19%, insieme a Berrecchia c'era. La Taccone, assessore della giunta del sindaco eh, Settimio Santilli, che ha fatto un ottimo lavoro e lo ha giustamente rivendicato. Io sono eh, contento di questo loro risultato, del, dimostrano di essere stati davvero bravi e forti e quindi eh, allargherei, insomma, non, non limiterei la vicenda eh, solo al caso Liris. Liris è stato come dire, la punta di diamante, quello che ha preso più voti di tutti, ma è tutta la lista che è stata costruita con grande capacità, grande forza e anche in territori dove non c'era il sindaco dell'Aquila a trainare, ma c'era... Ad Avezzano non avevamo neanche un consigliere comunale, Fratelli d'Italia, in comune, quindi il risultato è stato molto molto significativo. Quindi era una vittoria a trazione non solo Riga ma anche L'Aquila, Biondi. Certo. Giusto per tracciare delle somme. A proposito, una domanda per inciso: il vero partito dei sindaci l'avete messo voi in Consiglio regionale? <ride> È stata simpatica una battuta che mi fece tra, tra i primi mio cugino quando Legnini si presentò. Cioè io ho la maggioranza, 162 sindaci. La maggioranza dei sindaci dell'Abruzzo sono con me e io ho la maggioranza degli elettori. Quindi, magari qualcuno di quei sindaci forse. A cominciare da Pescara, forse è tempo che cominci a misurare i giorni, a contare i giorni dalla fine del suo mandato perché penso che in Abruzzo ci sia davvero bisogno di cambiamento e area di novità e colpirà anche a maggio le tante amministrazioni comunali che andranno al rinnovo. L'appello che faccio sin da subito, è seguire il buon esempio, essere coesi, uniti, magari discutere tanto prima di scegliere, possiamo anche scannarci dentro le stanze per decidere chi debba guidare la coalizione, chi debba essere candidato a sindaco nelle principali città, dopodiché tutti insieme, perché tutti insieme si vince e si governa bene. Quindi, prima di passare ad un'altra piccola nota dolente, le chiedo, appoggerà la Lega che rivendica già da ora il sindaco di Pescara? No, io devo chiarire che io non ho... Ehm... Nessun bisogno nessun, di, di appoggiare alcuno perché non è compito mio decidere i candidati a sindaco. Eh, peraltro, nelle grandi città, nelle città capoluogo. Almeno non peraltro, non per restituire il favore alla Lega. No, ma ripeto, non sono io che ho diciamo, voce in capitolo in questo senso. Se verrò mh, interrogato, investito, chiamato anche magari per sciogliere dei nodi e contribuire a costruire un quadro d'insieme, lo farò volentieri, lo farò nello spirito costruttivo che ho già detto di, essere, eh, di, di fare sintesi e di essere uniti e di andare tutti insieme a vincere queste battaglie, però le città vengono decise dai partiti che si riuniscono, non sono io il dirigente del partito, ogni partito ha i suoi dirigenti regionali e nazionali che si occupano di enti locali e di trattative che si fanno su un tavolo nazionale, perché poi è Pescara è in Abruzzo, ma ci sono importanti città in tutta Italia e nelle altre regioni, quindi come è normale che sia, eh, si riuniranno no, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia su un tavolo nazionale come è stato anche per le regioni, mh, decideranno con equilibrio eh, la divisione, l'attribuzione delle città alle varie forze, sceglieranno gli uomini migliori, poi ci sarà anche naturalmente questo lavoro viene fatto in sinergia insieme ai tavoli regionali però principalmente appartiene ai partiti. Ripeto che io come Presidente della Regione parteciperò a questa discussione nei limiti delle, delle mie competenze e soprattutto se verrò chiamato a magari sciogliere qualche nodo o a contribuire in qualche maniera a favorire una soluzione di qualche problema, ma non credo che ci saranno. Eh, credo che i partiti saranno in grado autonomamente e tranquillamente di fare le loro scelte e io mi metterò al servizio delle scelte che i partiti faranno per sostenerle e per dare il mio contributo alla campagna elettorale. Allora mi conceda quest'ultima domanda riferita ad un punto dolente, per l'amor di Dio, è un piccolo neo in uno scenario che la vede vincere con un numero 48 che evoca la rivoluzione, gli anni… 48. Parliamo della provincia di Chieti, dove la, il Fratelli d'Italia, al contrario dell'Aquila, ha ottenuto il peggior risultato, un misero 5%. Ma è anche la provincia del vostro coordinatore regionale. Qualcuno inizia a malignare che Etel Sigismondi non andrà avanti a lungo. È una butade? Ma è una butade anche perché intanto. Purtroppo c'è una provincia che è andata peggio di Chiedi, non è Chiedi la peggiore, Chiedi ha, re ha registrato una percentuale che è in linea con le elezioni politiche. Fratelli d'Italia alle elezioni politiche ha preso in Abruzzo il 5%, il 5,01-02%, quindi praticamente il 5% netto. È il risultato che ha fatto adesso alle amministrative nonostante la presenza di più liste e quindi anche di maggior competizione. Quindi io non disprezzo il risultato ottenuto in provincia di Chiedi, che è la provincia più estesa. La provincia dove Fratelli d'Italia non esprime sindaci non ha... e dove il centrodestra purtroppo tranne appunto Chiedi non esprime una presenza forte nelle città eh, perché abbiamo Vasto a sinistra, Lanciano regalato a sinistra dalle divisioni del centrodestra, Ortona c'è una realtà civica insomma, un po' trasversale anche se più orientata verso il centrodestra, sarà compito nostro anche far capire alle tante esperienze civiche che sono fuoriuscite dalla, dal centrodestra tradizionale che c'è oggi un nuovo punto di riferimento su cui possiamo costruire un futuro. E quindi tranne, credo, San Salvo, eh, anzi faccio eh, i miei ringraziamenti all'amministrazione al comunale, a Tiziana Magnacca, al sindaco, a San Salvo abbiamo avuto un ottimo risultato, anche Francavilla e a sinistra, quindi le grandi città del Chietino sono tutte orientate sul centro-sinistra e quindi la presenza anche del radicamento di Giovanni Legnini, forse a Chieti, ha inciso più che in altre province, è stato più difficile contendere voto per voto. Quindi un 5% candidati. che corrisponde a un 14% aquilano, considerando che quella era la vera trincea. All'Aquila avevamo dei punti di forza, abbiamo appunto il sindaco della prima città, della quarta città, quindi di Celano, di l'Aquila, abbiamo insomma un'amministrazione molto forte, forti, quindi c'era un'esperienza, ci attendevamo un risultato maggiore sicuramente all'Aquila, però Fratelli d'Italia registro che è cresciuta, è cresciuta complessivamente in tutta la regione, non è facile per un partito che Dopo il voto del 4 marzo, avendo scelto se posso fare adesso una, una digressione nazionale, avendo scelto di essere all'opposizione di un governo, ma di non fare un'opposizione pregiudiziale, qualcuno, qualche analista diceva che è un partito che scomparirà perché se non fai un'opposizione dura non ti vedono, se non stai dentro al governo non esisti e quindi chi tiene posizioni considerate come dire, di mezzo eh, cioè perde ruolo. Invece non è vero, tutti i dati dimostrano che Fratelli d'Italia con la sua presenza in Parlamento, lo suo atteggiamento costruttivo, anche di stimolo nei confronti del governo, sostenendo le azioni positive del governo, per questo mi richiamo a un'opposizione intelligente anche in Consiglio regionale, perché chi la sta facendo in Parlamento, cioè Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, sta facendo una opposizione intelligente in cui sostiene il governo quando il governo fa delle cose utili per l'Italia e quando soprattutto nei confronti dell'estero debba essere difeso da ingerenze e intromissioni di altre potenze straniere e invece critica le cose che non funzionano, poi che nove volte su dieci le cose che non funzionano siano quelle che propongono i 5 Stelle, questo appartiene alla, naturalmente alla cultura politica, è chiaro che se il governo fosse fatto solo dalla Lega o dalla Lega con il centrodestra farebbe cose migliori. E passiamo in pubblicità passi. e, ecco, e poi ripartiamo con una domanda sul primo partito d'Abruzzo. Eh, le vorrei anche chiedere, però, prima della pubblicità, così completiamo soltanto, ma con un telegramma mi risponderà il Presidente, ehm, il discorso che stava facendo prima: rispetto per esempio ai temi che pongono delle opzioni tra sviluppo e in qualche modo il dire no a tutti i costi ad alcune infrastrutture, ecco, quale sarà l'orientamento eh, della sua eh, guida ad, alla Regione? Ha detto così, la risposta è indubbiamente a favore dello sviluppo, cioè il dire no a tutti i costi perché a tutti i costi. ci sono motivi seri per bloccare un'opera, naturalmente è di tutela della salute dei cittadini o dell'equilibrio del territorio, naturalmente lo faremo. Non è che qualunque opera debba, venga presentata debba essere fatta, ma io sono contro in no opere giudiziali. E sono a favore delle opere che possono creare sviluppo per, per la nostra regione, anzi, mh, spero che questo messaggio di apertura agli investimenti, di apertura alle opere, di apertura a chi vuole intraprendere passi e eh, aiuti tanti a venire qui ad investire, a portare nuova impresa, a portare nuove attività e nuova economia per l'Abruzzo. Ecco, quindi, supposizioni mh, diciamo, culturalmente vicine a quelle di Guido Crosetto, che è un vostro punto di riferimento rispetto alle scelte che riguardano anche Ma non dubbio, anzi spero che la uomini, sostenibilità di alcune non c'è dubbio e spero che uomini come Guido Crosetto vogliano anzi aiutarmi a portare in Abruzzo gli investimenti che servono magari lo facesse bene, ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo all'ultimo rush eh, di domande e risposte grazie, linea alla regia Riprendiamo da studio con il presidente Marsiglio. Ultimi dieci minuti di domande, davvero. Stavolta raffica botta e risposta. Eh, riprende Lorenzo. Presidente, ha battuto tutti in Abruzzo, tranne un partito, il primo partito d'Abruzzo, quello degli astensionisti, che ha raggiunto il 53%. Mi commenti questa sconfitta contro l'astensionismo? È purtroppo una tendenza che si registra ormai da molto tempo in tutta Italia, la crescita costante delle persone che rinunciano ad andare a votare. Eh, eravamo abituati fino agli anni 70 ad avere il 90% dei cittadini che soprattutto alle elezioni politiche che votavano, oggi questa percentuale scende intorno al 70-75 quando va bene, scende ulteriormente tra il 60 e il 55 quando si vota per le europee e si dimezza intorno al 50% quando si vota per le amministrative, e magari in maniera singolare e isolata come l'Abruzzo che votando da solo insomma, non si favorisce una più corale campagna che sensibilizza i cittadini. Se poi si sceglie di far votare il 10 febbraio, in periodo climaticamente più difficile, siamo stati fortunati anzi che quel fine settimana è stato un fine settimana tiepido e quindi... Non ha, non ha creato grosse difficoltà, però certo la responsabilità che ho denunciato spesso in campagna elettorale di chi si è dimesso a Ferragosto, sapendo che questo avrebbe portato a fare la campagna elettorale in pieno inverno, è un'altra responsabilità, forse se si fosse votato in un altro periodo se si fosse anticipato di qualche Ma un mese. po' di autocritica nel senso parliamo di 600.000 abruzzesi che non sono andati a votare. Ci sarà stata una quota di persone ignave della democrazia, ma qualcuno che non ha accettato le vostre proposte in generale, non parlo solo della sua che è risultata vincente. Un po' di autocritica, la politica deve farsela o no? C'è una crisi generale della rappresentanza che riguarda non solo i partiti politici, riguarda un po' tutto il mondo associativo e tutte le categorie che io ho incontrato lungamente e che ho anche stimolato a diciamo, fare meglio tutti il proprio lavoro di rappresentanza. Perché se poi si disgrega questo, questo rapporto e noi ci ritroviamo magari con associazioni di commercianti, imprenditori volontariato sociale eccetera che non rappresentano più nessuno o magari rappresentano solo piccole minoranze attraverso quelle associazioni non riesci più a parlare con la platea dei loro, dei loro, del loro mondo, dei loro, di quelli che dovrebbero essere i loro associati si crea una disgregazione della società perché poi il rapporto uno a uno è impossibile da mantenere anche in una regione fondamentalmente piccola come questa ma sono sempre un milione e cittadini che devi raggiungere quindi io mi auguro che ci sia tutti insieme un lavoro di recupero, di fiducia nelle istituzioni, nelle realtà rappresentative, tocca a noi come partiti politici, tocca comunque a tutta la società anche attraverso le realtà associative. Presidente, le faccio due domande che sono collegate l'una all'altra dal filo eh, conduttore della continuità istituzionale. La prima, lei eredita un master plan che è stato varato dalla Giunta d'Alfonso, alcune opere sono state avviate e eh, sono difficilmente eh, in qualche modo eh, ostacolabili al punto in cui eh, si trovano proceduralmente, altre invece eh, sono ancora rimodulabili. Ecco, quali priorità eh, lei eh, intende eh, rispettare? Sia rispetto alle prime, sia soprattutto rispetto alla seconda, che potrebbero liberare delle risorse da eh, indirizzare allo sviluppo delle politiche mh, che lei ha eh, promosso in campagna elettorale. Ha qualche idea? No, adesso non anticipo nulla sulle singole opere perché questo sarà oggetto di una valutazione rigorosa che deve tenere conto anche dello stato amministrativo. Perché, da un lato, mi augurerei che tutta la parte amministrativa come dire, sia pronta, fatta, convenzionata e con le opere pronte a partire. Perché quello che abbiamo lamentato è che. Questo master prende un poster da tenere appeso alla parete, nessuno ancora vede le opere fatte. Dopodiché, verificato questo, naturalmente vedremo se nell'ambito delle opere ancora rimodulabili ce ne sono alcune che non, non, non consideriamo una priorità. Se trovassi un tesoretto, priorità. cosa lo indirizzerebbe prioritariamente? Alla sanità, a fare le assunzioni che servono nei reparti, perché noi abbiamo una drammatica carenza di personale e buona parte della crisi della sanità abruzzese è dovuta anche all'assenza di personale sia generico che qualificato che possa tenere aperti i laboratori, possa tenere aperti i reparti e possa smaltire le liste d'attesa, fare più analisi, più turni. E quindi questo sicuramente sarebbe una priorità dove impegnare i fondi. Seconda domanda collegata alla prima riguarda lo spoil system. Eh, La Marcozzi disse se vinciamo facciamo fuori tutti i direttori generali appunto delle ASL. Lei come valuterà le risultanze del lavoro di chi già opera in partecipate regionali e soprattutto che metodo utilizzerà nella scelta poi di chi andrà a guidare questi che sono i bracci operativi della regione. I metodi sono prescritti dalla legge, si fanno avvisi pubblici, si consultano i curricula, si verificano le storie, le capacità manageriali e su quella base Naturalmente poi si sceglie e si sceglie anche come secondo elemento che è previsto sempre dalla legge il rapporto fiduciario, quindi non c'è nulla di male nel dire che naturalmente eh, i livelli apicali della Regione debbano avere un rapporto fiduciario con il Presidente e con chi ne esprime l'indirizzo politico perché è difficile poter pensare... Di governare con persone di cui non ti fidi o che hanno idee diverse opposte dalla tua, possono avere anche tutte le competenze del mondo, ma se hanno un altro indirizzo strategico è chiaro che non, non è più un problema di competenze ma di quale strada si vuole imboccare. Li butterà fuori tutti <coughs> immediatamente oppure in qualche modo rispetterà i tempi delle scadenze rispetto appunto all'approccio che aveva minacciato nei loro confronti il Movimento 5 Stelle. Eh, se non ricordo male la stessa Marcozzi. Ha, Spiegato che esistono delle leggi che prevedono contratti, scadenze, quindi ci sono situazioni che sono state lasciate correttamente in prorogazio o con deroghe temporanee che ci daranno quindi il tempo e il modo di fare subito degli avvicendamenti e di mettere subito alla prova e fare subito una verifica degli uomini e dei risultati, altre che hanno delle scadenze. Diciamo che per correttezza istituzionale tutte le persone che sono state nominate per un rapporto fiduciario da Luciano D'Alfonso e dalla maggioranza di centrosinistra, dovrebbero e potrebbero avere l'eleganza, il buon rispetto anche istituzionale e politico di presentarsi di missionari, anche per evitare appunto di doversi poi appellare ai tribunali per farsi pagare qualche mese di stipendio o qualche anno di contratto. Però, ripeto, siccome gli elementi, ci sono due elementi, per, uno è le competenze specifiche, il possesso dei titoli eh, necessaria ad esercitare determinate funzioni. L'altro è il rapporto fiduciario. È chiaro che nel momento in cui c'è un cambio di amministrazione almeno uno di questi due elementi viene a decadere. Ma io non vorrei trascinare nei tribunali queste vicende né trovarmi a dover fare filibustering con chi amministra enti diciamo, regionali e quindi sarebbe più corretto che le persone che hanno ricevuto nomine fiduciarie si presentassero dal Presidente con le loro dimissioni. Mettendomi nella condizione magari di scegliere in che tempi e in che modo procedere agli avvicinamenti, non si possono fare tutti insieme perché sono tante pratiche e quindi ci vuole anche la giusta attenzione per fare le scelte opportune. Lorenzo. Non mi aspetto che si troverà una fila davanti alla porta del suo ufficio. Le premetto che l'ultima domanda, con l'ultima domanda, le strapperò una promessa. Intanto le chiedo. La parentesi elettorale, di campagna elettorale, si concluderà con una festa di coalizione. La farà a tocco? No, non lo so, non ci sto ancora pensando. Adesso siamo ancora usciti dal turbiglione elettorale, quindi più che a fare feste, adesso pensiamo a costruire il governo che serve. Le chiedo una cosa: indubbiamente deve la sua vittoria anche al fatto che qui in Abruzzo sono sbarcati temi nazionali, sbarcati nel vero senso della parola, sono venuti a parlare anche di sbarchi di immigrati, eccetera. Riportiamo un attimino il discorso nella nostra regione, ha parlato di ricostruzione tra le sue priorità, ha parlato di sanità tra le sue priorità, i primi atti saranno di tipo amministrativo, ma quando potrà finalmente entrare in azione, quali sono il terzo e il quarto atto? da dedicare alla regione. Ma io ho puntato molto sul tema delle infrastrutture, materiali e immateriali, cioè, perché la considero e continuo a considerare il presupposto per riportare crescita e sviluppo nella regione. Una regione, un territorio non può crescere e svilupparsi se deve pagare un dazio rispetto al costo e al tempo con cui le merci e le persone. Si devono spostare, oggi non parliamo solo di merci e persone, ma anche di dati. E quindi, avere delle aree industriali importanti che però non comunicano con il mondo con la velocità necessaria perché non hanno l'alta velocità, hanno difficoltà persino nell'approvvigionamento della rete elettrica, non possono importare le proprie merci dai porti abruzzesi, devono utilizzare quelli tirrenici eh, o, 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 o quelli marchigiani. E quindi è tutto un costo in più che si accumula su, sul prodotto finale. È così per i pendolari, per i lavoratori che sono quasi costretti oggi a trasferirsi dalle località più interne e più impervie per andare a vivere nelle città dove magari è più facile aver trovato un lavoro, soprattutto quando si tratta di impiegati e delle varie amministrazioni. Quindi mettere in campo un forte impegno per ridare all'abruzzo infrastrutture all'altezza della situazione che consentano di lavorare meglio, penso che sia il presupposto fondamentale per ricreare economia, sviluppo e lavoro nella nostra regione. Dobbiamo chiudere. Allora la promessa andrà a trovare noi Misciarretta, che lei conosce, la bimba di Guardiagrele che rappresenta un mondo di bambini affetti da malattie rare e gravissime. L'andrò a trovare e non ho voluto farlo prima né telefonare perché mi sembrava imbarazzante farlo nella condizione di un candidato che telefona al padre di Noemi o va a trovare Noemi. Questa, non, avendo avuto un rapporto, non, non, non sto criticando chi magari lo ha fatto, ma non avendo avuto un rapporto personale prima ho ritenuto corretto non farlo prima. Lo farò adesso da Presidente alla prima occasione. Lo farò senz'altro e volentieri. Ecco, io penso che non c'è nulla da aggiungere. Dopo questa risposta eh, abbiamo, eh, oltre che completato il tempo, anche insomma, dato l'idea eh, della persona che eh, guiderà questa regione nei prossimi cinque anni. Grazie Presidente Marsiglio, grazie a Lorenzo con Collantonio e grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci, buona serata.